Eccole qui la Che ha passeggiata. avuto tanti messaggi questa passeggiata, ha avuto quello Conte, innanzitutto ieri c'era il tema di Berlusconi, allargamento che stava prendendo piede con lo scontro con Salvini, eccetera, quindi Conte diciamo che ha voluto togliere di mezzo quell'argomento lì e ritornare lui al centro, ha voluto parlare al PD che come sapete, come sappiamo, nell'ultima settimana il segretario ha trovato ogni occasione per dire Conte così non va, perché poi nel PD poi ne parleremo, stanno accadendo molte cose. E poi ha voluto anche fare un test su di sé. Devo dire che rispetto a altre volte in cui durante la stessa passeggiata, tentata o meno, non era andata benissimo, ieri è andata benino, perché comunque le persone hanno parlato con lui si è fermato, ha chiesto informazioni sui famosi prestiti, ha detto me ne occuperò personalmente. Insomma, quel modo di fare che abbiamo imparato a conoscere. Però ha voluto dare tanti messaggi ieri Conte con questa passeggiata romana, diciamo. Diciamo, cioè, da noi purtroppo non c'è né Churchill né De Gasperi né Togliatti in questo momento sulla scena politica, non c'è nessuno di questi personaggi. Io penso che non si andrà a votare perché così come anche te Alessandro quando vieni alla Camera, al Senato, più volte avrei potuto parlare in via confidenziale con molti parlamentari, soprattutto 5 Stelle, e ti dicono noi da qui non ce ne andiamo, te lo possono dire in maniera più o meno, come dire, Scoperta. seria, esatto, più una scoperta, però il senso è quello, perché comunque, mentre invece sappiamo che ci sono Salvini e Meloni che faranno di tutto per provare la spallata, lo dicono in maniera chiara, evidente, e dico questo, poi chiudo. Abbiamo davanti un mese, ieri sera è stata fatta la conferenza sia al Senato che alla Camera, hanno fatto tutto il calendario degli appuntamenti di questo mese, del mese di luglio. E ci sono 4-5 passaggi molto molto stretti al Senato, oltre allo sforamento di bilancio, il terzo, il 15 luglio, il voto sull'Europa, ricordiamocelo, non sul MES, ma sicuramente le mozioni. Ci saranno mozioni trappola, quindi quello sarà un test importantissimo. E il 14 luglio, quando saranno rinnovate tutte le presidenze delle commissioni, altro motivo per cui questo pastrocchio si tiene in piedi, e sarà anche quello un passaggio molto delicato perché sappiamo che ci sono appetiti da parte di molti, Italia Viva da una parte, ma anche il PD, perché Poi ricordiamo sono che questo governo commissioni importanti anche, importanti, c'è ovviamente. bilancio, c'è tesoro, c'è trasporti. Quindi sono tutte molto importanti, di peso, e ovviamente i partiti cercano di mettere, soprattutto cioè il PD e Italia Viva, il PD perché dice questo governo quando è nato noi avevamo un altro peso, adesso siamo cresciuti, così come 5 Stelle adesso ha un altro peso rispetto a quando è entrato in Parlamento. E soprattutto c'è il partito di Renzi che vuole un po' più Di spazio. di spazio, di agibilità politica. E quindi, insomma, sarà un mese molto complicato. Non so come ne uscirà la maggioranza. Farà di tutto per uscirne intera, però non lo so, francamente, se ce la farà. Poi c'è il tema della legge elettorale, Eh sì, attenzione. però Quindi quello è un tema adesso che so che ti appassiona. quello lo tireremo fuori dopo, naturalmente.